sam velika gospa. Io sono dovunque il vento spira, in mezzo a voi. Son venuta a dire al mondo che Dio c'è, dite a tutti che il mio cuore arde per voi, datevi a me, totalmente a me. Son venuta a dire al mondo che Dio c'è. I giovani veggenti di Medjugorje incontrano quotidianamente la Madonna in apparizioni ormai note in tutto il mondo. Ma è data solo a loro la possibilità di avere la sensazione del soprannaturale? In realtà, stando a ciò che ivi accade, dovremmo concludere di no. Infatti, è talmente abitudinario per la gente del luogo, e quindi in fondo naturale per essa, il soprannaturale, che l'indicazione dei due colli prodigiosi, il colle delle prime apparizioni ed il Križevac, fa addirittura parte di un gioioso gestire per i bimbi. Là, là, è sempre sul Podbrdo la Madonna. No, è anche là, sulla cima del Križevac. Allora sono due i luoghi delle apparizioni. Lì, lì. Ma questo gioco in fondo è la ripetizione, l'eco quasi di ciò che dicono gli adulti quando si chieda se la Madonna, la Gospa come la chiamano, appaia ancora sul colle delle prime apparizioni, sul Podbrdo. No, la Gospa ora talvolta è sul Križevac. È sul Podbrdo che sono avvenute le prime apparizioni. La croce sul Križevac si illumina, scompare, e là sul Podbrdo la gente va a pregare, sul luogo delle prime apparizioni. E vanno in tanti? Sì, tutti i pellegrini. Come dice con decisa convinzione quest'uomo, la croce del Križevac è la grande protagonista perché trasforma il suo cemento in luce per la presenza della Madonna. Ed il fatto che la croce si trasformi in luce e quindi in segno della presenza, così dicono, della Madonna sul monte, viene riaffermato da varie persone, come da queste, testimoni del fenomeno il 25 giugno del 1984. Non era visibile la croce, il perché? No, no, solo si vede una bianca come una statua. E tutti questi uomini, donne, tutti visto questo. E noi parliamo, suore, a finestra, e dice, e questa è la Madonna, e adesso preghiamo. E tutti facciamo una... Quindi cosa significa? Sì. Quindi cosa significa quando la croce non si vede? Che significato ha? Che è presente la Madonna? Presenta la Madonna, noi è prete, dopo si ginocchia. Sì, e dopo si viene piano piano a croce. Prima del fenomeno della croce si è visto il fuoco sulla montagna della prigione. Sì, tutta la gente. È stato visto da tutte le persone. E la presenza della Madonna durante le apparizioni viene affermata come avvertita anche da persone diverse dai veggenti. Ho visto, quando sono entrato nella cappella, una presenza, ma proprio in questo momento, quando sono inginocchiati i veggenti, ho sentito dentro di me una gioia, una presenza del paradiso. Vuol dire, senz'altro, senza paura di nessuno, posso dire la presenza della Madonna. Tutto questo però è sempre un insieme di parole di persone che affermano di aver visto e quindi passibili di essere coinvolte in un fenomeno di suggestione generalizzata. Ma questa obiezione determina a sua volta delle controobiezioni. Il nostro penultimo pellegrinaggio portoghese, una cosa interessantissima ha successo. Tanta gente, perché erano 54 portoghesi, erano tanti,
ma nessuno vedeva le stesse cose. Uno la croce che ruotava, altro la croce di, ha disparuto e apparse la Madonna, altro solo la luce, io stesso, io non ho visto la Madonna, solo la luce e del ginocchio in acqua, senza. Ma tutte le persone, uno, come dire, fuoco, luce nella montagna, vuol dire, io non credo così, è una suggestione, perché in suggestione tutte le persone vedevano, ah, la croce che ruota, no, erano cose tutte differenti, nessuna persona ha visto la stessa cosa. Inoltre, ad ulteriore comprova della eccessiva ed in fondo superficiale facilità con cui si parla subito di suggestione, invitiamo a considerare il seguente episodio raccontato da attendibile fonte. Vi racconto l'ultimo fatto che è stato raccontato a me da padre Tomisaf il 5 agosto. Un medico italiano è giunto qui fuori, la sera del 4 agosto, tutto solo. Non c'era... Qui c'era tanta gente. Intorno a questa chiesa un cordone di 10-15 persone che giravano lungo tutta la chiesa e dicevano il rosario. La stessa RAI italiana è rimasta colpita dalla preghiera. Ebbene, questo medico a mezzanotte ha sentito che doveva uscire dalla macchina. E per questi campi, attraverso questi tratturi, se n'è andato tutto solo, senza conoscere niente dell'ambiente, verso quella montagna che manco si vedeva. Ed ecco, si è trovato con i piedi sulla salita che porta alla croce, si chiama Krishevaz. A un certo punto ha detto, ma dove vado io? Ha sentito che i piedi non si fermavano più, non li controllava, ha avuto paura e ha invocato la Madonna. Fatela la salita, ci vogliono 40 minuti a salire, un'ora se si è più lenti, una mezz'ora a scendere. Le strade, la strada è tutte ossa e tutte pietre che sembrano ossa di morti dissepolti. A un certo punto quest'uomo ha visto le 14 croci a grandi illuminarsi. Questa luce gettava un coraggio, una beatitudine, l'attraeva. E lui camminava. Giunto a una stazione c'erano dei sentieri, ha chiesto aiuto, si è illuminato il sentiero unico che porta la croce. Giunto ha trovato la croce illuminata, era beato, la luce gli puliva il cuore, non voleva più peccare, voleva pregare. Quando dopo qualche tempo ha alzato gli occhi, ha visto le stelle fare una croce di stelle, poi un peso sul cuore. Ha abbassato gli occhi, ha visto il volto della Madonna, che col capo reclinato sul cuore e gli occhi verso di lui, gli ha detto questa frase: grazie per le tue piccole cose. Il racconto riportato da padre Rastrelli implica una notevole complessità di fatti, vissuti inoltre da un medico, cioè da un uomo dalla forma mentis scientifica, per cui, oltre ad essere attendibile, contribuisce a ridurre ulteriormente, se non ad annullare, l'avanzata obiezione della suggestione. Rimane però l'obiezione altra, secondo la quale i fatti, questo e quelli prima documentati, rimangono sempre nell'ambito della soggettività, della propria esperienza privata, e quindi risultano di fondamentale incomunicabilità alle persone che non li abbiano vissuti. Ma a questa obiezione, di nuovo, vi è una controobiezione, costituita da quei fatti straordinari registrati da telecamere, da cineprese e da macchine fotografiche, e di cui i risultati documentano quegli eventi straordinari di cui la gente in genere dà solo testimonianza verbale. Il 9 settembre è il giorno dell'esaltazione della Santissima Croce ed è l'unica festività religiosa in cui lo Stato jugoslavo permette una manifestazione religiosa pubblica, cioè all'esterno degli edifici religiosi. Ebbene, il 9 settembre 1984, durante la celebrazione eucaristica a cui partecipava una enorme massa di persone, si è parlato di 200.000 unità, una suora friulana ha scattato una fotografia concernente la croce del Krishevaz, che è risultata, nella foto,
caratterizzata da un particolare effetto visivo. Possiamo vedere le fotografie? Sì, senz'altro. Questa è la prima che ho scattato, quindi è normale. Subito dopo ho scattato una seconda ed è stato qui il fenomeno strano. Infatti si può constatare come la seconda abbia un raggio di luce inspiegabile che avvolge la croce. Io questo non so dire altro, so solo che questo è un fenomeno avvenuto e ho provato a chiedere anche spiegazioni al fotografo e non ha saputo darmele. Quindi non so dire altro. Il cielo era sempre rimasto uguale, non c'era nuvole, non c'era niente. Era una giornata meravigliosa, era un sole che veramente bruciava. Il fenomeno luminoso della croce del Monte Križevac ha avuto anche la possibilità di essere registrato dalla telecamera, come dalle dichiarazioni dell'autore, il fiorentino Piero Sestini, appositamente intervistato. Devo fare una premessa che nel settembre 84 mi trovavo in Jugoslavia e il giorno 9, la domenica, il 9 settembre, c'era una celebrazione sul Monte Križevac in occasione appunto dell'esaltazione della Santissima Croce. Davvero la mattina ci incamminavamo molto presto per andare su a questo, al Križevac, appunto dove c'è quella grande croce di cemento, però non mi fu possibile arrivare vicino ai celebranti perché rimasi a circa 200 metri dai celebranti, perché il suolo era letteralmente coperto di persone, la montagna era gremita, assolutamente gremita e piena di queste persone, una cosa eccezionale. Quindi lei allora non ha potuto effettuare queste riprese in quel giorno? No, senz'altro, non potevo proprio, ripeto, le persone erano molto gentili, mi volevano far passare, ma era impossibile, proprio il terreno era proprio ricoperto da queste persone. Quindi andai su il giorno dopo, il lunedì 10, e verso mezzogiorno mi recai di nuovo lassù, e fu veramente una cosa eccezionale, perché via via che mi avvicinavo io mi ricordo vivamente come allora che effettivamente mi sembrava di essere in qualcosa di irreale, perché c'era un silenzio ovattato che via via che mi avvicinavo mi sentivo proprio, mi rendevo conto di vivere un momento particolare, una cosa eccezionale. E mi sentivo impacciato e così stupito da questo, perché c'era un silenzio irreale, era proprio una cosa veramente eccezionale. Io, nonostante questo, io feci effettuare le riprese perché mi sentivo così spettatore, un po' stordito, e cominciai a effettuare le riprese. Durante le riprese io vidi appunto, cominciò la croce, la grande croce di cemento che c'è lì, cominciò a emanare dei bagliori di luce fino a scomparire completamente nella luce. Io ero veramente combattuto in quel momento. Vedo che lei rivive ancora la commozione di quel momento, se ho ben capito. Sì, certamente, è vero, sì. E in quel momento, sinceramente, ero combattutissimo dalla volontà di voler fare queste riprese e appunto, come ho detto, di mettersi in ginocchio di fronte a questa cosa eccezionale. Ecco la ripresa della improvvisa trasformazione della croce del Monte Križevac. L'eccezionalità di un evento visivo è stato documentato di nuovo nell'anno seguente dalla stessa persona. Signor Sestini, risulta che lei ha potuto ancora ulteriormente documentare la trasformazione della croce dei Križevac in luce. Sì, è vero. Nella primavera dell'85 io sono tornato su con due miei amici di Roma. Sono tornato su a Međugorje e in quell'occasione, dunque un giorno che ero stato, una sera che ero stato
a riprendere l'apparizione a casa di Visca, perché Visca era a casa, in casa sua. Io, dopo ripreso l'apparizione, stavo spostandomi con il camper per andare ad assistere alla messa alla chiesa di Medjugorje. Mentre transitavo davanti a casa di Visca, la mamma mi chiamò e mi fece osservare che la croce era tutta luminosa. E allora scesi dal camioncino, dal camper, osservai questo fenomeno e di corsa andai a prendere la telecamera e il registratore per poter fare questa ripresa. E dunque la croce era diventata tutta luminosa, tutta bianca, la croce sul Monte Fitzgerald, tutta bianca come d'argento, e sotto al posto del piedistallo normale c'era una grossa sfera, come un'enorme sfera. E questo fenomeno, dunque, io ebbi tempo proprio di riprenderlo, di prendere la telecamera dentro il camper, di montare sul cavalletto, insomma, di fare la ripresa, e insistei a fare tutta questa ripresa fin tanto che non mi finì il nastro nel registratore. Quindi sarebbe durato parecchio anche questa visione, questa trasformazione? Senz'altro, durata dico almeno un quarto d'ora, perché per fermarmi io e prendere gli apparecchi e fare la ripresa, poi non solo, mi si finì il nastro, allora a quel punto tornai nel camioncino e presi la macchina fotografica e cominciai a fare delle fotografie. C'erano altre persone che osservavano questo fenomeno e alcune persone stavano facendo le fotografie. Poi non solo, dopo questo avvenimento io andai alla chiesa di Medjugorje e lì trovai dei pellegrini italiani dove appunto anche loro avevano visto questo fenomeno che si osservava da Biachowicz, che questa trasformazione della croce l'avevano osservata anche loro lì nel piazzale della chiesa. Quindi sarebbero stati due punti di vista da cui avevano visto il fenomeno, gruppi esatto. Diversi di persone? Esatto, sì. Ecco la ripresa della croce del Monte Križevac che poggia eccezionalmente su di una sfera. Segni particolari sono avvenuti a Medjugorje anche di notte, sempre in relazione al Monte Križevac, attribuiti alla Madonna. Una stella si accendeva e si spegneva per più ore. Dovrei parlare di due fenomeni notturni riguardanti il cielo, le stelle, la danza delle stelle così come è chiamata dagli abitanti del luogo. Questo fenomeno ho potuto osservarlo durante due anniversari, precisamente nel 1984 e nel 1985. Il 24 giugno del 1984 fu la prima volta che io ebbi il dono di vedere questo spettacolo nel cielo, stelle che si accendevano e si spegnevano, che comparivano e scomparivano, un fenomeno che durava per alcune ore.
Uno spettacolo grandioso che comprendeva tutta la volta celeste, non era riservato solo a qualche stella. In quell'anno era presente anche un professore di astronomia, il quale notò, come anch'io e tanti altri, la presenza di una stella in relazione alla cima del Monte Križevac, dove c'è la croce. La croce naturalmente non si vedeva. Ora, questa stella, a dire di questo professore, non doveva esistere in quel punto. Questo è un fenomeno che a me è parso di rivedere l'anno successivo, alla sera del 24 giugno, quando rivedemmo il fenomeno della danza delle stelle. Sempre nella stessa ricorrenza, cioè sempre nell'anniversario? Sempre in relazione all'anniversario delle apparizioni, il 24 giugno. C'è stato qualche altro fenomeno oltre alla danza delle stelle in questa occasione, così di fenomeni celesti interessanti, notturni? Sì, la sera del 24 giugno del 1985 vidi insieme ad altri miei amici nel cielo una luna, la luna, che compariva in un modo insolito, straordinario, sia per la luce, sia per questo fatto. Era il quarto di luna, con la gobba ponente, ma si vedeva tutto l'intero corpo della luna, anche la parte che non avrebbe dovuto essere visibile, ma la si vedeva in un modo veramente splendido, luminoso, un globo intero, come se fosse una luna piena, in cui in modo marcato si vedeva il quarto di luna. Ma c'è stato qualche altro fenomeno particolare riguardo a quella serata lì, riguardo alla luna? La luna l'avevamo osservata per oltre un'ora. Ci eravamo poi fermati a vedere e a contemplare la danza delle stelle. Cioè nel frattempo c'era sempre la danza delle stelle mentre c'era questa grande luna? Sì, sempre, è un fenomeno che è durato alcune ore. Noi a un certo punto ci siamo ritirati poi in casa. Ma prima di ritirarci in casa abbiamo voluto riguardare la luna, ma la luna non l'abbiamo più vista. E questo fatto ci è risultato molto strano, perché data la posizione in cui si trovava quando l'avevamo osservata, abbastanza vicina al Monte Križevac, la luna per tramontare avrebbe dovuto percorrere un discreto tratto di cielo, impossibile essere percorso in quel tempo in cui noi avevamo mancato di osservarla. Il tempo quanto sarebbe stato, per so poco? Può ricordarlo in modo abbastanza preciso? Io penso che avevamo smesso di guardare la luna per una mezz'oretta, non oltre. Verso mezzanotte non l'abbiamo più vista. Cioè la luna sarebbe sparita dal cielo verso mezzanotte? A quell'ora noi non l'abbiamo più vista. Quando si è scomparsa non lo posso dire. Nel settembre del 1985, sulla collina delle prime apparizioni, il Podvordo, l'immagine del volto di Cristo in una raffigurazione sacra appesa alla croce principale ha sanguinato dinanzi a persone che possono testimoniarci l'avvenuto fenomeno. Il 23 settembre, di lunedì, sono salita sul monte delle prime apparizioni. Ero sola del mio gruppo, ma sul monte ho trovato molta gente di Pisa, di Padova e di Venezia. Ho iniziato a pregare, erano circa le ore 11 di mattina. Verso le 11:15 circa ho notato una certa commozione, una certa esagerazione da parte delle persone, si spostavano, pregavano, alcune pregavano più forte, non capivo il perché. Scusi, lei ha detto l'11:15, come fa a sapere l'orario? Io avevo molta fretta quella mattina, mi aspettavano giù e dunque guardavo spesso l'orologio. Verso appunto l'11:15 guardavo il volto di Gesù come tutti guardavano. Il volto di Gesù? Cosa vuol dire? Non capisco. Sul monte delle apparizioni ci sono molte croci e su una, che è più grande di tutte, è appeso un quadro raffigurante il volto di Cristo. E tutti guardavano questo volto e ho iniziato a guardarlo anch'io. Ma non notavo niente di straordinario, tranne una piccola macchia sulla fronte. Ma siccome ero a circa 10 metri di distanza dal quadro, non potevo veder bene. Dopo aver pregato, verso le 11:30, visto che questa commozione tra la gente non cessava, mi sono avvicinata sotto la croce e ho guardato bene il quadro.
e presentava dei segni particolari. Sulla fronte aveva una macchia molto grande, di colore rosso bordeaux. Questa macchia scendeva sul naso, attorno all'occhio sinistro, che sembrava tumefatto e gonfio. Sulla guancia destra aveva tre segni, sembravano impronte digitali. Cosa poteva suggerire, uno schiaffo così? Ma io ho pensato subito all'idea di uno schiaffo. E mentre sulla spalla destra aveva una macchia molto molto più grande, e tutte queste macchie avevano un colore rosso. Quindi generavano il concetto del sangue? Sì, la prima cosa che ho pensato. Senta, e questo sangue, chiamiamolo così, usciva da qualche parte precisa? No, non sgorgava da nessuna parte. Sembrava che il volto di Cristo trasudasse dai pori questo sangue. Quando lei ha visto queste immagini del volto di Cristo insanguinato, cosa ha provato? Ma io sono rimasta molto, molto turbata, perché è una cosa che penso non mi potrà capitare mai. Avevo con me la macchina fotografica e ho pensato subito di scattare alcune fotografie per vedere se questo era un fatto oggettivo o no. E infatti sulle fotografie è risultato tutto quello che avevo visto. Cioè lei ha fotografato questo volto di Cristo ed è risultato come lei lo vedeva, cioè con queste macchie di sangue? Sì, perfettamente uguale come l'ho visto io. Fenomeni straordinari concernenti il sole sono stati pure a loro volta osservati e fissati in materiale visivo, che ne attesta così una loro possibile oggettività, come in queste fotografie scattate sul podbordo dal signor Mario Negri in occasione di sue foto ricordo. L'attimo che mi ha fatto la foto, mi sposto per avere un ricordo dove c'è una croce di legno al centro della montagna, la più grande, e lì nel cielo ho visto due soli, uno dentro l'altro, uno di luce chiara, come la corona dei santi, e uno grigio che giravano verticosamente uno dall'altro. Ad un tratto si è formata una grande croce nel cielo, che l'abbiamo vista in due persone. In più uno scoppio di luce grandissimo nel cielo e una forza interiore che mi ha fatto inginocchiare per terra. E ho chiesto alla bambina che avevo dato la macchina fotografica e gli occhiali, perché ho guardato con luce viva il sole, perché non mi faceva male gli occhi per vedere se mi facevano male, invece non mi faceva male niente, e mi ho fotografato. Come si può constatare, un'osservazione coordinata delle fotografie mette in evidenza l'immagine di un sole che doveva effettivamente allora essere in movimento, perché le linee paesaggistiche e di quanto in esse raffigurato risultano assolutamente ferme a riscontro del sole evidentemente mosso e dinamico. Questo dinamismo solare è stato registrato anche con telecamere, come testimonia la seguente ripresa effettuata dal giovane universitario Luca Fioravanti. In merito alla ripresa, l'autore ci ha rilasciato la seguente dichiarazione. Verso le 20 alle 7 del 9 aprile dell'85 e ho puntato la telecamera verso il sole, me lo permetteva anche perché non era particolarmente luminoso e altrimenti la telecamera si sarebbe rovinato l'obiettivo. E in quel mentre lo puntavo, mettevo a fuoco, non ho appena fatto in tempo a fare tutte queste cosettine tecniche e ho visto subito dopo una zoomata che ho fatto per mettere a fuoco, ho visto che qualcosa stava accadendo, no? Per fortuna sono riuscito a mantenere una certa freddezza, forse anche perché man mano che riprendevo mi rendevo conto, o forse giustificavo questo fatto a me stesso, che erano effetti ottici o qualcosa di particolare. Comunque sono riuscito a riprendere totalmente con una certa fermezza questo fenomeno che è durato alcuni secondi, mi sembra una decina di secondi, poi ho potuto rivedere sulla televisione. Questo sole che è cominciato a vibrare in maniera molto visibile, molto lucente, che dava effetti di chiaroscuro addirittura in tutta la vallata. Ma io purtroppo posso dare soltanto un parere di quello che si vedeva attraverso il mirino della telecamera, in quanto è un,
una cosetta di 2 cm per 2, quindi in bianco e nero, quindi non si ha una visione molto fedele delle cose. Mentre invece la mia ragazza, che chiaramente non poteva vedere all'interno non vedeva all'interno della telecamera, ha visto l'effetto proprio come è stato fisicamente, proprio come è stato realmente. Scusi una domanda, quello che lei ha veduto attraverso il mirino e quello poi che è rimasto registrato sul nastro, corrispondeva a quello che la sua ragazza aveva veduto? Sì, era esattamente quello che avevamo visto entrambi, certo io con una certa... con una fedeltà inferiore, lei ha potuto riscontrare proprio sia sul mirino in un primo tempo, alcuni minuti dopo la ripresa, che dopo poi a casa sulla televisione abbiamo potuto riscontrare proprio che era effettivamente ciò che avevamo visto in quei momenti particolarissimi, in quei luoghi così particolarissimi. Insomma. Come riferito nell'intervista, è interessante il fatto che qui viene sottolineato che il pulsare del sole dava effetti di chiaroscuri in tutta la vallata. Questa ripresa non vuol documentare tanto il corrispettivo visivo delle pulsazioni e rotazioni del sole, la resa visiva registrata è alquanto modesta, ma ciò che è allora accaduto. Molta gente vedeva attorno al sole rotante una figura che suggeriva l'immagine della Madonna e che a sua volta roteava attorno al sole. Ebbene, scattate 2 fotografie, la gente avrebbe riconosciuto in esse la traccia di quanto avrebbero visto. Un sole che pulsava e roteava, e alla sinistra di esso la traccia della stessa figura che suggeriva una Madonna, Madonna che avrebbero veduto, attorno al sole sempre rotante, a sua volta roteare, ma spostata di più verso l'alto nella seconda fotografia. Precisando che la competente consulenza fotografica ha definito le fotografie inspiegabili, con la firma al film la regia si assume la responsabilità in merito alla loro autenticità ed inesistenza di trucco. Ciò che si ribadisce anche per le 2 seguenti fotografie. L'8 dicembre 1984 sul Podburdo, il colle delle prime apparizioni, si struttura una forma piramidale di luce. All'interno pare di intravedere la delineazione di una testa e di un braccio come parte di una figura in formazione. Poi la piramide si porta a sinistra di un cespuglio. Osserviamo una testa, 2 braccia ed un corpo come di una persona inginocchiata sempre all'interno della piramide. Data la difficoltà di resa televisiva di una forma di luce bianca in un'altra ugualmente di luce bianca, abbiamo fatto evidenziare l'immagine a Cinecittà ove, con le apposite strumentazioni, si è potuto parificare la resa del video a quella delle 2 fotografie, ottenendone l'effettiva corrispondenza. Ciò che si vede sul video è quanto si vede nella fotografia. Ora una domanda è conseguenziale. Di chi è allusione quella figura in atteggiamento di materna protezione strutturatasi nella piramide di luce? E dai fini di una sua possibile identificazione, l'eventuale figura della Madonna, è validamente indiziario il fatto che la dinamica del tutto è avvenuta sul colle delle prime apparizioni alle ore 12 dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione? Ed anche che nei momenti dello scatto fotografico venne avvertito un insistito, delicatissimo profumo di rose? Sempre in rapporto al fatto fotografico, considerando un'altra situazione collegata al fenomeno dell'apparizione della Madonna ai veggenti, interessante è la seguente intervista rilasciataci dal genovese ingegner Giovanni Chersola. Lei avrebbe una fotografia, mi pare, eccezionale. Ma la giudicherei tale, considerata la ottima riuscita che ha fatto e la sua luminosità. Io stesso mi stupii quando la ricevetti dalle stampe, poiché mi ricordavo le condizioni di luce estremamente critiche e operative, veramente difficili in cui la scattai. E dove avrebbe scattato questa fotografia lei? Dunque, per precisione, la scattai sulla cantoria della chiesa di Međugorje il 5 di ottobre 1987. Era le 17:45 e in quel momento si diceva che la Madonna apparisse a 2 veggenti che si vedono in primo piano nella foto. E le condizioni di luce erano, come dice lei, non buone per questa fotografia? No, assolutamente. Guardi, io stavo effettuando una ripresa con la mia telecamera ed ad un certo punto
verso la fine dell'apparizione, dovete interrompere, poiché non riuscivo neppure a mettere a fuoco con la telecamera. Le figure stesse dei veggenti si erano ridotte a delle buie silhouette, erano delle vere e proprie ombre cinesi, da cui ben poco si capiva. E quindi alla disperata mi misi la telecamera tra le gambe e presi in fretta e furia la macchina fotografica che avevo lasciato a terra, forse nel borsello, non so, e scattai così alla disperata proprio. Ma la telecamera tra le gambe non capisco, cosa vorrebbe dire? Dunque, io non volli interrompere la ripresa con la telecamera sperando di riprendere, di continuare a riprendere in qualche misura i veggenti, e non volevo interrompere per avere una documentazione completa di tutta l'apparizione, che poi ho visto è durata 3 minuti e 47-48 secondi circa. E quindi in un lasso di tempo veramente esiguo, come poi vidi studiandomi con cura, a lungo e anche minuziosamente il filmato stesso, in 9-10 secondi in totale io abbandonai la telecamera, presi la macchina e scattai. Ha sottoposto a giudizio di qualche esperto questa fotografia? Ma io l'ho mostrata ad alcune persone, professionisti nel campo del materiale fotografico, per avere un loro giudizio, e la loro risposta è stata sempre quella di una riuscita particolarmente buona, considerate le condizioni operative nelle quali ho effettuato la foto stessa. Lei come spiega questa fotografia? Ma guardi, a mio giudizio la foto è particolare, come particolari sono stati il momento e l'occasione nelle quali l'ho scattata. Il momento, quella dell'apparizione della Vergine a due giovani. Due altri giovani si vedono nella foto in secondo piano, ancora nell'abito della festa, lei di Udine, lui di Genova. Sono due giovani che quel giorno erano venuti a Medjugorje dall'Italia con tutti i loro amici per celebrare il loro matrimonio, dando ad esso quel significato, un significato tutto particolare. E in questo contesto, a mio giudizio, è difficile da spiegare così normalmente. Direi che ho avuto un aiuto particolare per effettuarla e per ottenere il risultato che ho ottenuto. Sembrerebbe quasi di dover dire che non ho lavorato da solo. Questo è l'inatteso risultato fotografico. Sempre però, per correttezza di metodo, a questo punto di conseguita oggettività, si delinea per i segni una possibile obiezione. E se la detta oggettività chiamasse in causa la parapsicologia risolvendosi in essa? È stato posto pertanto l'interrogativo in tal senso a chi, tra gli intervistati, ha realizzato riprese significative ripetutamente dello stesso oggetto, nel caso specifico della croce del Križevac, muovendo quindi al signor Piero Sestini una obiezione secondo una fisica tutta particolare considerata dalla parapsicologia. Se non parapsicologo potrebbe dire, guardi, lei ha ripreso questa croce luminosa, eccetera, ma lei sa che esiste la luce solida, che ha una fonte esterna e che determina fenomeni che sono registrati dalla parapsicologia, fenomeni particolari che potrebbero essere anche di questo tipo. E ha però, ripeto, una fonte esterna. Come mi risponderebbe a questa obiezione? Guardi, io escludo nel modo più tassativo che ci sia qualunque forma esterna. Fonte esterna non esisteva, era proprio la croce in se stessa di cemento che emanava e cominciò a emanare luce fino a fondersi tutto in tutta questa luce bellissima, bianca, soprannaturale proprio. Quindi lei insiste per questa tesi in modo tassativo? Beh, io l'ho vissuta, ho constatato, la macchina ha ripreso fedelmente quello che si vedeva.
È stata una cosa sorprendente, io sono rimasto talmente colpito che sono tornato giù e per 3 mesi non ho parlato con nessuno di questa cosa. Abbiamo continuato a porre domande anche in rapporto alla ulteriore ripresa della stessa croce, effettuata sempre dalla stessa persona, e ciò col supporto della fisica normalmente intesa. Io potrei fare un'obiezione, e questo non potrebbe però comunque, come dice la parapsicologia, poter essere risolto in un complesso di leggi ottiche? Ma a mio avviso, cioè io per garanzia, cioè io, a mio avviso no, non è possibile. Comunque per mia tranquillità, io voglio tornare nello stesso posto, alla stessa ora il giorno dopo, e fare le riprese della croce. Naturalmente si vedeva benissimo, cioè normalmente si controllava, il giorno dopo si vedeva normalmente la croce sul Monte Crizzalaz, come si vedeva normalmente, insomma, ecco, lo stesso. E fatto le riprese alla stessa ora, la stessa angolazione precisa per documentazione. E da questa ripresa risultava quanto lei vedeva, cioè la croce come sempre, nel suo aspetto normale. Esatto. E diversa invece da quella che aveva visto la sera precedente. Ah, senz'altro, sì. Alla stessa ora, ha detto lei. Stessa ora, sì. Esatto. Dalla stessa angolazione. Stessa angolazione, c'era, cioè, il tempo cambiato perché era più sereno quel giorno e quindi, cioè, diciamo, il fondale, lo sfondo più nido, più chiaro, ma non cambia niente. Insomma. Quindi, insomma, possiamo dire che non ci sono dubbi. Ah, senz'altro, per conto mio non ci sono dubbi. Risposte all'obiezione del fatto parapsicologico date da chi è stato personalmente coinvolto nelle fenomeniche di Medjugorje, da chi li ha personalmente vissuti. Lo studioso di Medjugorje, che ha seguito con seria partecipazione gli eventi di Medjugorje e che ha scritto sulla qualificata rivista parapsicologica Il Giornale dei Misteri ripetuti articoli in rapporto a questo enigma del 2000 che è costituito dalla Madonna di Medjugorje, è il parapsicologo di Palermo, Giulio La Greca, che si è recato in più occasioni a Medjugorje per verifiche e approfondimenti, come da sua stessa dichiarazione. Sì, ho voluto osservare di persona i fenomeni di Medjugorje che sono esplosi dal 1981 in poi. Ovviamente ciò che è accaduto a Medjugorje è un ghiotto boccone per ogni studioso di parapsicologia e io sono stato subito attratto. Eccolo così il 4 ottobre 1985, a distanza di 5 anni dalla fine delle apparizioni quotidiane della Madonna di Vanka, in un breve momento di una lunga discussione con padre Slavko Barbaric su quest'ultima apparizione a Divanka dell'8 maggio 1985, nella quale la veggente avrebbe veduto anche sua madre morta e l'avrebbe abbracciata con senso di percezione reale, tridimensionale, di una persona. Fatto questo che la Greca fa oggetto di domanda per una riscontrabile contraddizione con quanto da sempre affermato dai veggenti, di vedere essi solamente la Madonna in dimensione tridimensionale, mentre tutto il resto è da loro veduto come in un film, in maniera bidimensionale. Non è contraddittorio con le altre possibilità di guardare in film, perché gli apostoli, per esempio, quando hanno visto Gesù, lo hanno offerto una volta anche il pesce, il pane. Allora, era tridimensionale. E che, come rispondere? Io posso dire solo, mi rincresce che non possiamo adesso, durante questo discorso, mostrare, guardate, Ivanka si alza e io mi domando qual era il braccio, così o piccolo così, era per vedere per noi anche. Io non si sa quale era il movimento. I veggenti dicono abbiamo dato la mano alla Madonna. Ma è molto difficile per spiegare. Forse la danno, alcune volte hanno, non so, a Laurentin domandato che la danno. Jacopo ha detto io ho dimenticato, per esempio. Ma sarebbe molto interessante per vedere come il movimento, dove si incontra, dove tutto questo, ma peccato, non è registrato. Se si ritiene soddisfatto della risposta? Sì, certamente. Penso che sia la più perfetta risposta che si possa dare a questo quesito, sempre nell'ordine di questi fenomeni, se si accettano. Quale conclusione ne ha tratto lei da questa sua esperienza in loco a proposito di Medjugorje? Sì, devo confessare che sono rimasto molto sconcertato e molto inquieto. Perché occorre anzitutto precisare che io
in materia di fede sono un agnostico, e per quanto riguarda la parapsicologia sono uno studioso con tendenza razionalistica al 100%, in quanto la parapsicologia d'altro canto tende a spiegare in chiave razionalistica tutti i fenomeni cosiddetti paranormali. Però vi sono fenomeni che in passato difficilmente trovavano spiegazione in chiave razionalistica e oggi al fine l'hanno trovata, e i fenomeni che a tutt'oggi non l'hanno ancora trovata, come osservava giustamente anni addietro il professore Servadio, potranno senz'altro essere spiegati fra 50, 100, 1000 anni. Però, appunto, dicevo poco fa, mi hanno lasciato abbastanza sconcertati, inquieti i fenomeni di Medjugorje. Ora, i fenomeni di Medjugorje, ripeto, devo confessare, sono così complessi, così mastodontici, così scioccanti, da poter lasciare perplesso anche il più razionalista studioso di parapsicologia. E io per primo devo confessare che rimango con una apertura verso una chiave, verso una interpretazione in chiave trascendente, insomma, non posso escluderla. Considerando poi il suo contributo di osservazioni e studi sui fenomeni di Medjugorje, a proposito dei veggenti in estasi, Giulio La Greca ha parlato anche di distorsione temporale. Perché tempi brevissimi e tratti velocissimi delle labbra dei veggenti durante i loro dialoghi in estasi, dopo l'estasi diventano tempi ben più lunghi allorché ne riportano i contenuti. Questo fenomeno da lei evidenziato potrebbe essere spiegato in base alla fisica della relatività di Einstein? Io penso che probabilmente, più che di una scienza che contempli la fisica relativista per quanto attiene questo specifico fenomeno, forse, insomma, entrando nell'ambito del trascendente, forse qui si entra in una scienza del cielo che a noi sfugge. A proposito di questa scienza del cielo, affermata dal parapsicologo Giulio La Greca in relazione alle fenomeniche di Medjugorje, abbiamo posto la domanda al dottor Giorgio Gagliardi, specializzato in ipnosi clinica e sperimentale e membro dell'equipe medica italiana a Medjugorje nel 1985, per sapere se si contrapponeva alla definizione o se la avvalorava. No, io come studioso di parapsicologia valoro questa definizione che ha dato Giulio La Greca, per questo semplicissimo fatto. Seguendo la teoria dei grandi numeri, noi abbiamo che delle manifestazioni di cui non sappiamo ancora la causa, ma che però è stata ipotizzata con una teoria che io ho esposto sugli psitroni, che sciami di psitroni, cioè sciami di corpuscoli, che non sarebbero altro che l'elaborazione ultima di fenomeni biochimici cerebrali, potessero a un certo punto colpire determinati centri nervosi e scatenare l'estasi. Questa teoria, se dovesse essere accreditata, dà una spiegazione dei grandi numeri, della teoria dei grandi numeri applicata a Medjugorje in questo senso. Noi abbiamo un fenomeno che da principio è indeterminato, che si ripete oramai da 3.000 volte. Tutto questo depone evidentemente per un supporto favorevole al fenomeno, in quanto andiamo oltre i miliardi di possibilità che questi fenomeni siano dovuti al caso. Quindi saremo al di là delle variabili della parapsicologia? Ecco, le variabili della parapsicologia qua sarebbero stravolte, nel senso che quanto è stato studiato con Rine, con le carte genero, con degli altri test legati al decadimento di determinati materiali radioattivi, si è dimostrato un'attendibilità dei fenomeni parapsicologici che sono miliardi e miliardi di volte inferiori a quelli che sarebbero questi fenomeni. In sostanza, noi andiamo oltre il fenomeno parapsicologico e ci addentriamo in meandri dove siamo molto poco competenti. Quindi c'è la possibilità di intravedere di una spiegazione metafisica del fenomeno. Le prove parapsicologiche effettuate a Medjugorje le abbiamo fatte con le carte Zener. Le carte Zener sono un mazzo di 25 carte che
contiene cinque volte ripetuto i seguenti simboli: una stella, un quadrato, un cerchio, una croce e una delle onde. Questi simboli sono riportati cinque volte nel mazzo di carte. L'individuo deve in sostanza indovinare quale carta gli verrà presentata senza far vedere, oppure il metodo che noi abbiamo usato era di mettere il mazzo capovolto e l'individuo doveva dirci la sequenza delle carte come erano disposte dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Questo veniva riportato su una scheda protocollo e si veniva confrontato poi con l'effettuale posizione dei singoli simboli e c'era un punteggio, che il punteggio, se è inferiore al 5, è sempre segno di casualità, cioè fino al 5 tutti gli individui lo danno. Oltre il 5, oltre le 5 carte indovinate su 25, invece comincia già ad essere un fenomeno parapsicologico e con più ci allontaniamo dal 5 per arrivare al 25, è sintomo perlomeno di una variabile parapsicologica. Ogni scheda riporta 10 di queste smazzate e 10 letture delle carte, perché poi all'individuo stesso si provano diverse capacità, non si prova con queste carte, si proverebbero la telepatia, la chiaroveggenza e la retrocognizione. In merito alle persone dei veggenti, in base alle prove parapsicologiche effettuate a Medjugorje nel settembre del 1985, il dottor Giorgio Gagliardi ha così precisato. Le conclusioni che possiamo trarre, seppur parziali, sono che questi soggetti non hanno nessuna facoltà parapsicologica, limitatamente agli esperimenti che abbiamo fatto. Queste sono le conclusioni. Quindi il loro fenomeno avrebbe vissuto al di fuori delle variabili proprie della parapsicologia? Ecco, il loro fenomeno sarebbe un fenomeno che in quel determinato momento ce l'hanno e che poi sparisce, cioè non sarebbero dei soggetti con facoltà parapsicologiche. Quindi dovremmo optare per un'attendibilità di un fenomeno di altra natura? Si ricercherà altrove, la ricercheranno altrove la altrove. Causa. Quindi la parapsicologia? Più su, sono dei gradini. Abbiamo fatto prima una ricerca scientifica, poi una ricerca parapsicologica che va oltre e adesso ci saranno altre persone che studieranno questi altri gradini dal punto di vista metafisico, dal punto di vista teologico. Su DOM, giornale di serio impegno nella composita realtà friulana etnico-culturale, edito a cura della minoranza di lingua paleoslava delle friulane valli del Natisone, il Friuli è un insieme di minoranze linguistiche, nell'articolo dal titolo Medjugorje, singolare testimonianza di un pellegrino, si legge di un pellegrinaggio di una comitiva di Veneto friulani effettuato il 25 giugno 1985 a Medjugorje, ove la Madonna appare ogni sera da 4 anni a dei ragazzi del luogo. Letteralmente l'articolo poi continua. Nel pomeriggio dello stesso giorno decidemmo di salire al colle della prima apparizione, denominato Podbordo, seguendo l'esempio di centinaia di pellegrini. Ci arrampicammo su per l'erta sassosa tra i cespugli spinosi. Al fine giungemmo sul luogo. Pochi passi ancora e ai miei occhi si presentò, del tutto inatteso e imprevisto, uno spettacolo che mi fece trasalire. Era la stessa scena che avevo visto in sogno, la stessa moltitudine, la stessa croce circondata da altre piccole croci, la montagna di rimpetto, le stesse persone che pregavano con un fervore indescrivibile. Riconobbi la donna che conduceva il Santo Rosario e potei finalmente rendermi conto che la lingua usata era il croato. Poco mancò che non svenissi. Allora caddi in ginocchio insieme con i miei familiari e mi unì alla recita del rosario ripetendo «Sveta Maria, Mati Božja». La stessa narrazione che il protagonista del sogno, il signor Antonio Qualizza, friulano di lingua slava delle valli del Natisone, ci ripeteva in un'intervista in maniera molto più articolata ed approfondita. Scusi, lei il sogno quando lo ha fatto? Il sogno è, ricostruendo tutti i particolari e ricostruendo l'attività che io conducevo in quegli anni, e questo sogno lo posso ambientare nell'anno 1970. Cioè lei avrebbe fatto questo sogno 15 anni fa?
15 anni fa, sì. E quest'anno è andato in pellegrinaggio e avrebbe verificato il contenuto di questo sogno, se ho ben capito, in pellegrinaggio a Medjugorje. Il sogno, come dicevo, si è realizzato per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda l'ambiente, si è realizzato completamente. Dopo, quando mi sono risvegliato la mattina, ho voluto subito raccontare questo sogno ai miei familiari e precisamente a mia madre, ed è rimasta molto scossa, molto sì, impressionata da questo sogno, tant'è vero che al giorno d'oggi se lo ricorda ancora. A proposito del sogno, è stata interrogata anche la madre del signor Antonio Qualizza. Sì, che so, quando è alzato ha detto: mamma, io ho sognato un sogno bello questa notte. E in cosa consisteva questo sogno? Le ha dato delle precisazioni? Io l'ha detto che apparirà forse la Madonna o Gesù in questo mondo. Il sogno è finito qui oppure ha avuto qualche cosa di più ancora, magari che può riguardare il futuro anche di Medjugorje? No, il sogno è continuato, però è come se fosse continuato una successivamente, non proprio di seguito. E allora, ho avuto la sensazione che sulla collina della prima, dove mi sono recato per la prima volta, sia apparso un segno che era destinato a produrre molte guarigioni di infermi. Infatti. Scusi, ha parlato un segno, cioè un segno cosa vuol dire? Una costruzione, un oggetto, qualcosa? Si tratta di un segno del quale non posso parlare perché non lo posso rivelare, in quanto non sarei autorizzato a farlo, perché nemmeno i veggenti possono rivelare questo segno, per cui nemmeno io lo posso fare. Quindi riguarderebbe, se ho ben capito, il sogno avrebbe poi presentato a lei quello che sarà il futuro segno che la Madonna dovrebbe lasciare sulla collina. Sì, inizialmente non sapevo che questo fosse un segno lasciato dalla Madonna, ma sentendole parlare e riferire da parte dei veggenti, ritengo che questo sia proprio il segno che la Madonna lascerà sulla collina. Un'ultima domanda, lei ha già fatto altri sogni precognitivi o è un fatto nuovo il fatto della precognizione nella sua storia spirituale? No, ho fatto altri sogni precognitivi, ne ho fatti parecchi. E hanno tutti quanti portato alla verifica di quanto lei sognava? Senza dubbio, si sono realizzati tutti quanti. Se il futuro deve essere verificato dal futuro, resta il fatto che, secondo l'insegnamento della parapsicologia, la precognizione, la previsione cioè di eventi futuri, ha luogo per fatti che fanno parte della realtà, oggettivi, veri, e non per invenzioni o falsità. Il sogno precognitivo, verificatosi perfettamente, si pone come contributo della parapsicologia alla attendibilità del fenomeno Medjugorje. Pur permanendo il fatto della prevalente oggettività dei segni, vi è comunque un'ulteriore obiezione circa la loro eventuale soprannaturalità, e ciò collegandoli alla fonte della eventuale soprannaturalità dei fenomeni di Medjugorje. Senta, alcuni dicono che Medjugorje è un fatto demoniaco, per esempio. Potrebbe essere effetto del demonio. In quale risposta potremmo dare a questa obiezione? Ora, lo hanno detto dei... Queste sono le obiezioni della destra, perché sono obiezioni di destra e di sinistra, sono obiezioni di tradizionalisti, integristi, ho ricevuto tre memorie differenti per dire questo. Allora direi, se il diavolo fa convertire alla fede molta gente, se permette ai drogati di ritrovare l'equilibrio con la fede, come il drogato guarito che ho visto stamattina, se ogni giorno il diavolo fa confessare centinaia, migliaia di persone che si convertono, se fa dire il rosario della Madonna, e tutto,
Allora sarebbe che il diavolo è convertito, ma personalmente non lo penso. Sempre in rapporto alla stessa obiezione di negatività delle apparizioni, è interessante ascoltare anche il parere di chi è stato a lungo accanto ai veggenti, seguendoli da vicino. Quando si tratta di una possessione demoniaca, la libertà viene ridotta e finalmente distrutta, dipende dal grado della malattia, dalla possessione. Qui vediamo i veggenti totalmente liberi nella loro profondità. Loro vedono quello che dice la Madonna, è presentato, sono invitati a un grado superiore di vita spirituale, però mai sono sforzati. Tu devi essere questo, tu devi essere quello. Proprio il viso della Madonna descritto dai veggenti, soave, dolce, pieno di pace, mai sgrida, mai ordina, sempre invita con la dolcezza. Proprio quel viso mostra e argomenta che si tratta di un influsso libero, lascia le persone molto libere. Inoltre, nell'oscurità interiore del dubbio che agli inizi delle apparizioni aveva pervaso l'animo dei veggenti, vi fu un gesto di teologica cautela. E dica cosa le ha detto la Madonna quando le ha gettato l'acqua benedetta. Ma niente, ha sorriso. Ed io le avevo detto, se sei la Madonna resta, se non lo sei, vattene. Aspersione con l'acqua benedetta conservata in casa, secondo una tradizione locale, e contenente sale precedentemente benedetto dal sacerdote e a suo tempo versato nell'acqua recitando il credo. Ora, un'ulteriore richiesta di chiarificazione che, benché ultima, è premessa necessaria al tutto. Il rapporto fra i segni e la teologia, i segni qui, il sole, la pulsazione delle stelle, la croce che si trasforma, c'è una base dottrinale, teologica, che può dare attendibilità ai fenomeni? Il problema teologico dei segni, questo è fondamentale, penso, nel cristianesimo. Il cristianesimo è religione storica, perché Dio è venuto nella storia degli uomini, il creatore si è fatto creatura nella storia degli uomini e si è manifestato personalmente. Cristo è segno vivente, umano, di Dio tra noi, e prima, per preparare la venuta di Cristo, furono molti segni profetici, miracolosi, o segni anche naturali. E nella Chiesa, Cristo, dopo l'ascensione, non è più sulla terra, ma ha lasciato molti segni. I primi, più importanti, sono sacramenti, segni naturali. L'acqua del battesimo con le parole, l'olio della cresima, tutto questo sono segni che parlano e che sono lo strumento di Dio e della Chiesa per dare la grazia. Allora, fuori di questo, sono molti segni naturali, per esempio la bellezza di Medjugorje, degli intorni. Uno diceva la Vergine a buon gusto ha scelto un sito magnifico. Questo parla della la bellezza della creazione, parla di Dio, e anche la conoscenza profonda della creazione può parlare del creatore. Sono molti i segni, e sono tra i segni alcuni che sono straordinari, che non si ha la spiegazione, che sarebbe, come diceva Monsignor Laurence, che ha riconosciuto Lourdes, diceva il digito di Dio è qui, è un linguaggio biblico, digito Dio, la potenza di Dio si manifesta, qualche cosa che non si può spiegare. Allora, in questi fenomeni luminosi, forse che in qualcuni di questi segni c'è il digito di Dio. È giusto quindi accettare i segni come fatti degni di possibile considerazione ed aggiungere ora che hanno come fonte un ordine soprannaturale positivo? Tutto farebbe propendere per il sì, e conseguentemente con precisazioni giustificatrici per un triplice ordine di motivi. Primieramente, per costituire stimolo al risveglio della fede,
del senso della vita interiore, così come bene attestano anche queste parole di Luca Fioravanti, l'autore della Ripresa del sole che pulsa, già documentato in precedente sequenza. La sua vita è cambiata, in che senso sul piano pratico? Sul piano pratico si può dire che la mia vita sia passata da un tempo fisico dedicato alla mia crescita spirituale, dei tre quarti d'ora alla messa la domenica, ad una crescita, ad un interesse continuo, no? Nei riguardi della spiritualità, di quello che era la religione, no? Dopo, appunto, la mia crescita personale riguarda proprio tutto questo tempo dedicato in una giornata che è molto elevato, e dedicato appunto a questa crescita personale che si sviluppa in tutti i fatti della giornata, in tutti i singoli episodi della giornata, in cui vedo tutto in una chiave diversa. Cioè, ecco, il mio sviluppo forse maggiore è stato quello di analizzare tutti i fatti, qualsiasi cosa che mi possa accadere nella giornata, in una luce diversa, in una chiave diversa, e non cioè guidato dal razionalismo come forse mi è portato dalla mia futura professione, dai miei studi, così, a cose in cui credo solo se matematicamente provate o cose di questo genere, ecco, la filosofia dell'illuminismo, in cose in cui credo anche senza che siano tangibili, proprio toccabili con mano, ecco. La fede è questa. Un secondo ordine di motivi è dato dalla necessità di risottolineare la bellezza come parte del soprannaturale, come suggerisce la natura, dato che esso in genere è sostituito nella teologia prevalentemente da una trattazione razionale interessante ma arida, priva di quel senso del meraviglioso che è tanto tipico dei testi religiosi in genere e dei Vangeli in particolare. Un terzo ordine di ragioni concerne il mondo. In un'epoca in cui le conquiste tecnico-scientifiche fanno inorgoglire l'uomo per una sua strapotenza i cui segni invadono perfino i cieli, quasi con un semplice tocco di dita, Dio fa i suoi segni per ricordare agli uomini i loro limiti e risottolineare la sua esistenza come realtà. E, inoltre, in un mondo come l'attuale, proteso verso la possibilità di una tragedia senza limiti, cosmica, letale per l'intera umanità e con un dissesto ecologico che può condurci all'autodistruzione, l'essere supremo con i suoi segni indica sé, cioè l'amore, quale unica via d'uscita veramente aperta alla tanto anelata pace. Tutto ciò è racchiuso quasi in un simbolo nella situazione vissuta dalla gente di Medjugorje verso sera, nell'agosto del 1981, in coincidenza con il momento dell'apparizione della Vergine ai veggenti, situazione ben viva nella memoria della gente del luogo. Lei ha visto qualcosa di particolare in cielo? Sì, posso confermare che tutte le persone che prima erano entrate in chiesa, circa 200-300 persone, più quelle che si recavano a messa, tutti fuori guardavano verso la croce, dove hanno visto quella scritta enorme, pace. Koje velikim slovima pisalo na nebu mir. Queste persone qui sarebbero state testimoni. Noi tutti abbiamo veduto la scritta Mir, anche loro, come una scritta splendente. Poi, sempre la sera stessa, dopo la scritta del cielo, Mir, la Madonna ha detto nell'apparizione ai veggenti che lei era la regina della pace. La situazione veduta evidenzia come il senso popolare abbia subito saputo scorgere significativa relazione tra il segno della parola Mir, pace, scritta nel cielo, e le parole della Madonna dette allora ai veggenti. Io sono la regina della pace. La gente ha avvertito il tutto come due facce di una stessa medaglia, cioè come due aspetti di una presenza concreta, reale, della Madonna sulla terra. Due fatti originati ambedue da un'unica realtà soprannaturale, ma con un'intensità di manifestazioni diverse, ci sembra di poter precisare. Anche se però, per le apparizioni iniziali ai veggenti, necessitano delle chiarificazioni. Le apparizioni all'inizio però erano diverse da quelle che poi sono diventate le apparizioni sincroniche, quasi ritualizzate. Come spiega questa differenza fra il primo modo di essere delle apparizioni in cui i veggenti avevano rapporti fra di loro e con la gente e le seguenti? Non certo che c'è un'evoluzione, ma
dirlo per sincronia, per me, e ho esaminato una collezione di più di 50 videocassette di apparizioni, che sia progressione nel sincronismo, per me non è evidente. Fu progressione perché la prima volta, 24 di giugno, c'era la distanza, ma anche la visione non era molto chiara. E anche se mi ricordo bene, per Maria un altro, il primo giorno di vera apparizione, il 25, non era perfettamente chiaro. C'era un'adattazione del veggente all'apparizione, progressione di questa deconnessione che fa che le altre percezioni non vengono al cervello e gli occhi ricevono le eccitazioni del milieu, le orecchi, e possiamo seguire con i medici che l'influsso nervoso del mondo esterno va fino al cortex, ma sembra, dopo non possiamo più esaminare, che dopo, arrivando al cortex, la percezione non si fa più, c'è una deconnessione molto alta, e questa deconnessione della visione ordinaria permette altra visione, ma visione molto più intima, personale, come diceva Lucia di Fatima, quando vedo una luce interiore, sì, luce interiore che permette di vedere qualche cosa altro, di un altro mondo, e la visione è un'altra percezione, ma un altro stato del corpo, dell'anima. Questo penso che poche persone possono intenderlo, comprenderlo, ma mi sembra molto chiaro. E penso che oggi una persona come Maria ha un'estasi meno profonda che forse che molti altri, forse che tutti gli altri, per la ragione della sua limpidezza e del contratto tanto perfetto con Dio che quasi niente è sufficiente perché la Madonna possa manifestarsi a ella. E penso che un giorno a Marnielli o un altro furono sorpresi e dice: ma non abbiamo gli stessi sintomi, c'è un'estasi o no? E Maria ha risposto: ma sì, la stessa estasi. E questo io lo capisco bene, ma per medicalmente, per quello che definisce l'estasi dal carattere fisico, è sorprendente. Comunque lei, se ho ben capito, dice che in base a 50 videocassette il sincronismo sarebbe esistito fin dall'inizio. Non abbiamo, non ci sono videocassette prima dell'83, ma sì, ho giusto un film del 27 di giugno, ma questo film infelicemente fu molto male capito da alcuni, anche avversari, che l'avevano visto. Non c'è estasi sincronica perché vediamo soltanto i veggenti al momento dove non vedono e dove pregano per chiedere alla Madonna di venire di nuovo, e abbiamo soltanto l'estasi di Maria sola, perché i veggenti erano separati in due gruppi per vedere se troverebbero nella colle, la complessità della colle, se verrebbero allo stesso punto, e sono arrivati allo stesso punto. Allora la persona che era col filmo ha filmato Maria sola prima, e dopo si sono raggiunti tutti, allora ha filmato tutti, ma a un momento dove non vedevano. Allora il piccolo Giacomo era guardando, distratto, e gli altri pregavano, cantavano per chiedere l'apparizione. Allora alcuni dicevano: oh, al principio non c'era apparizione, il piccolo Giacomo era guardando come aveva la stasi. No, non era in estasi. Se l'avevano preso al momento dell'estasi, l'avrebbero trovato nella stessa posizione che due anni dopo. La gente non analizza i fatti, spesso, e le idee, le teorie che sono fatte corrono e fuori la realtà. René Laurentin, autorevole per informazione, conoscenza specifica e studio in merito, smaschera servizi televisivi su Medjugorje superficiali ed inesatti. Un altro significato dei segni, tutto particolare, inoltre, è precisato da Visca
secondo quanto le avrebbe detto la Madonna, parlando del grande segno che lascerà a comprova della sua apparizione a Medjugorje. Sì, la Madonna ha detto che questi segni sono soltanto dei presegni. Il segno sarà sul luogo delle apparizioni. Quindi una specie di preparazione al grande segno? Sì, così ha detto la Madonna. Secondo le parole ribadite con fermezza da Visca, verremo qui a pregare toccando con le nostre mani quelle invisibili del cielo, artefici del grande segno svettante, allora, da quel giorno, nella sua fascinosa bellezza, sul colle con nostro stupore mutato. Sì, un'esperienza incredibile, proprio da non poter, neanche, non riesco neanche a esprimermi, un'esperienza grande, ecco. Allora mia moglie è andata a confessarsi, io aspettavo che lei si confessasse lì, fa giro così nel prato dietro questa chiesa di Medjugorje. Ad un tratto ho pensato adesso avrà finito, lei deve andare incontro che non ci perdiamo perché lì è tanta gente. Poi mentre andavo verso di lei, ad un tratto mi giro. Mi giro e vado verso il sole così. E dopo un po' ho detto, guardi che roba, ho visto il sole che si lampeggiava e pulsava e si muoveva. E dicevo, ma guardi che è proprio vero quello che raccontano, che c'è qualcosa, no? Ero contento da di me, ho detto, guardi, sono contento, grazie a Dio, ho detto, almeno io ho avuto la fortuna di vedere questo fenomeno, no? E guardo lì, guardavo questo sole che cambiava i colori, che pulsava, tutti i colori, era proprio uno spettacolo, una meraviglia guardarlo. Ad un tratto questo sole cominciato come a muoversi in tutte le direzioni, tutto un sconvolgimento, come un terremoto, si storgeva su, giù, qua e là, in tutte le direzioni questo sole, no? Avevo preso paura, ho detto, cosa succede qua? Qua c'è qualcosa che non va. Poi a un momento si è fermato questo sole e si è messo bello fermo, così questo sole era quasi trasparente. Ad un momento, ad un tratto dopo, intorno al sole è apparso come un grande cerchio, come una luce più chiara, che si vedeva proprio l'azzurro dell'altra parte. Ad un tratto nel sole, proprio dietro il sole, è apparsa una croce. Ho visto una croce con le tre punte che luccicavano, proprio come quando il sole illumina qualche lamiera, qualcosa di ferro, ecco, diciamo, no? Poi sparita questa croce è apparsa l'immagine della Madonna, proprio come un negativo, come un'ombra, ho visto con le mani tese così verso il cielo. Al mondo che Dio c'è.